Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Tre persone sono state arrestate intorno a l'una di notte dai carabinieri della compagnia di Codogno per una rapina presso un'area di servizio nel comune di San Zenone all'Ambro, in provincia di Milano. Gli uomini, già noti alle forze dell'ordine, armati di pistola, avevano rapinato l'area di servizio per poi scappare su una Fiat Punto Blu. Sono poi finiti in manette. PD, 27enne di Crotone, domiciliato ad Orio Litta, in provincia di Lodi. GC, di 28 anni, di Codogno. E MF, romeno, di 23 anni, residente in provincia di Crotone. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di trovare elementi utili per continuare le indagini per le quattro rapine delle aree di servizio e della farmacia di Somaglia e del supermercato INS di Casal Pusterlengo, avvenute nell'ultimo mese. Una bomba carta è esplosa ieri sera intorno alle 22.30 a Crotone davanti ad un negozio di parrucchieri per signore, Target, a pochi passi dal lungomare in via Venezia. Subito dopo l'esplosione sono divampate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore per spegnere l'incendio, e una volante della polizia. La vetrina del locale è distrutta, la saracinesca staccata e tutto ciò che c'era all'interno è stato annerito dal fumo. Secondo le prime indagini è il racket il movente del gesto intimidatorio, anche se i titolari del locale, interrogati subito dopo l'accaduto, hanno dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna richiesta del genere. La bufera di vento che per tutta la notte ha investito la provincia di Vibo Valentia ha causato la caduta di alberi lungo alcune strade, che sono stati rimossi dai vigili del fuoco e non hanno comunque causato danni a persone. Sono stati danneggiati anche cartelloni di insegne e nel centro storico i pompieri, nella serata di ieri, sono stati chiamati a rimuovere qualche cornicione pericolante. Cosenza si prepara ad ospitare le Nuvole di De André, giornata di eventi in memoria del celebre cantautore, a 10 anni dalla sua scomparsa. La manifestazione si aprirà domani alle ore 11 nella sala degli specchi del Palazzo della Provincia, con un convegno sulla poetica e i personaggi di Faber, con diversi ospiti, tra cui il giornalista Rai Vincenzo Mollica e a concludere il presidente della provincia Mario Oliverio. Sono tanti i personaggi di eccezione attesi in città, tra questi i più importanti fumettisti italiani come Bruno Brindisi, uno dei principali autori di Dylan Dog e Tex, e Ivo Milazzo, padre del fumetto western all'italiana Ken Parker. Saranno presenti inoltre Tanino Liberatore, fumettista e disegnatore dei vestiti utilizzati per il film Asterix e Obelix.